Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Siete qui nel mio canale. Io sono Zaira, i suoi tarocchi, e questo è il mio messaggio del giorno per voi. Appuntamento quotidiano che abbiamo tutte le mattine davanti al nostro caffè, la nostra colazione. Io sono qui nella mia postazione bella, assolata, piena di energie, dove andiamo a vedere cosa vi vuole dire stamani l'universo. A tutte voi che vi siete collegate in questo momento nel mio canale, faccio brevemente l'elenco delle carte: tarocchi di Steinbuch, scusate, i tarocchi di Steinbuch, i tarocchi del Unicom, le Sibille italiane, i tarocchi delle streghe d'argento, i tarocchi dei veggenti, le Sibille francesi, messaggi magici delle fate, gli angeli rispondono, le carte gialle di Zaira. Inizio subito a mischiare. Vediamo cosa ci deve arrivare oggi. Cosa ci deve dire oggi l'universo a voi tutti quanti, a noi, a voi, a me, a chiunque sia collegato energeticamente a questo messaggio del giorno. Sapete che le coincidenze non esistono. La legge della sincronicità non è, per esempio, esiste. Quindi se voi vi trovate, scusatemi un attimo, se vi trovate in questo momento qui ad ascoltare questo messaggio, qualcosa l'universo sicuramente vi deve dire. Andiamo a vedere cosa. La scelta delle carte è casuale. Scusatemi un attimo, ragazze. Allora, eccomi qua. Dicevo, la scelta delle carte è casuale. Quindi, insomma, c'è il rito della scelta delle carte che faccio sempre rigorosamente davanti a voi, ma se voi volete andare avanti perché non avete tempo o pazienza di aspettare, potete tranquillamente farlo e andare a vedere direttamente cosa vi vuole dire il messaggio, appunto. Quindi vi dicevo, ora questo messaggio che vi deve arrivare può essere sottile, profondo, intero, non lo sappiamo. Voi comunque ascoltate, perché magari, essendo sempre un interattivo collettivo, anzi vi invito alla cautela, ovviamente può riguardarvi interamente come storia, quello che ci diranno i tarocchi e i miei oracoli, oppure può esserci un qualcosa che in qualche modo vi apre un po' la mente, no? L'idea è quella. Quindi un qualcosa che può riguardare passato, presente, futuro. Anche cose indimenticate che vi portate dentro, no? Escono fuori. Anche un qualcosa che riguarda la vostra essenza, voi stesse o voi stessi. Può riguardare amore, fortuna, soldi, lavoro. Anche se, dico la verità, sono la maggior parte tutte dedicate ai sentimenti, ma è molto facile che sia così, perché insomma le persone che si affacciano a questi interattivi sono a maggior parte persone che chiedono sui sentimenti, no? Quindi le energie predominanti sono sui sentimenti, e sapete che nelle carte si leggono le energie, quindi più energie ci sono che riguardano i sentimenti e più escono stesse sui sentimenti. Ora, volevo anche dirvi che io faccio consulti privati, quindi chiunque è interessato ad avere un consulto con me, nella descrizione del video trova i miei contatti. Poi vi voglio dire, ragazze, io questo è il mese mio di compleanno, nel senso mio del mio canale, del canale. Quindi mi raccomando, io ho obiettivo di arrivare a 20.000 iscritti, quindi per chiunque mi si affaccia al mio canale per la prima volta, insomma, ovviamente non è un obbligo, ma se vi piace, così ascoltate i miei interattivi, iscrivetevi, attivate la campanella, così sarete aggiornati intanto su tutte le mie attività e quindi insomma non vi perderete nulla. Io faccio tante cose, tutte diverse l'una dall'altra, ho tante rubriche e quindi insomma poi date un sostegno a questo canale. Ovviamente per tutte coloro che sono già iscritte, il like è d'obbligo. Perché è chiaro che noi facciamo delle situazioni per voi, ovviamente se vi piace, se vi riscontrate, ma anche se non vi riscontrate, ma comunque per solidarietà al lavoro, un like mettetelo. Allora, ragazze, io ho terminato. Vediamo le indicazioni di oggi. La nostra storia è unica.
E beh, qua c'è qualcuno che e dice sì, proprio così, sì, la nostra storia è unica. Io ve le faccio vedere anche se so che ultimamente i miei video vanno al contrario e non so perché devo avere il tempo di capirlo, di studiare sta cosa. Allora, qui viene la carta del mondo, bella, iniziale molto bella. Abbiamo un paggio di coppe, ragazze, qua c'è qualcuno innamorato, eh? Abbiamo l'amante, qua siete voi, innamorata pure voi, quattro di coppe, c'è un'attesa, un momento di così. Abbiamo il paggio, no, vabbè ragazze, due paggi di coppe, due, questo è innamorato, innamorato, vedete due carte diverse, no? Due tipi di tarocchi diversi, due paggi di coppe. Quindi qua il paggio di coppe assume un significato ancora più forte, più pregno. Qui abbiamo la difficoltà imprevistiva, vediamo perché. E qua c'è un figlio in mezzo, eh? O dei figli in mezzo. Allora, ragazze, è qui l'unico impedimento che io vedo è veramente questo quattro di coppe. Qua c'è stato un motivo per cui qua non si fa azione, c'è un attimo di pausa in questa relazione. Voi però ci state male, eh? Vedete qua. Scusatemi, qua ci state male. Aspettate un attimo, scusatemi. Allora, ragazze, eccomi qua. Ho fatto tutte le mie cosine, ho bevuto un pochino d'acqua, ogni tanto la voce mi viene meno, ma capite, parlo una continuazione, mi sembra anche normale. Allora, andiamo un attimo, io prima di dirvi la situazione, voglio andare a vedere un approfondimento a questo 4 di coppe, perché mi esce fuori il 4 di coppe e poi voglio fare anche un approfondimento ovviamente alla carta dei serpenti. Qua mi viene fuori difficoltà imprevisti nella carta del serpente. Già la carta del serpente, insomma, non è granché. Voglio fare questi due approfondimenti. Allora, vediamo perché esce proprio centrale questo 4 di coppe. Cos'è che ha bloccato questa situazione? Cosa la fa rimanere un po' così sul 4 di coppe? Qui abbiamo un 3 di coppe. Oh no, scusate, un 3 di pentacoli. Abbiamo ancora un fante di coppe. Il terzo, regina di coppe. È la carta del diavolo. Ragazze, questa ascesa assume proprio dei. Allora, qui c'è stato un blocco. Perché? Perché qua voi evidentemente vedete tre di pentacoli, volevate costruire qualcosa, volevate qualsiasi cosa da questa persona. Voi siete una regina di coppe, quindi innamorata, persa, infatti anche la carta dell'amante ce lo dà, ma siete una regina. Invece questa persona, per quanto sia innamorata, ma innamorata, innamorata, ma è sempre un fante. Qua esce fante di coppe, fante di coppe, fante di coppe, tre fanti di coppe in 10 carte, ma vi rendete conto? Quindi qua c'è un attaccamento esagerato, abbiamo anche il diavolo come fondomazzo, quindi qua il problema è che questa persona, pur essendo molto presa da voi, molto presa, però è un amore un po' immaturo, perché comunque il fante di coppe, vicino a una regina di coppe, c'è una sostanziale differenza. Cioè voi siete innamorata e avete la maturità di fare qualsiasi cosa, una convivenza, una storia seria e quant'altro. Invece questa persona è innamorata, ma ha delle difficoltà oggettive perché è innamorata, ma è come se non avesse la maturità, no? È un po' approssimativo, è un amore adolescenziale rispetto a voi, che se c'è una gerarchia nelle carte, quindi la regina di coppe, il fante, prima di arrivare alla regina di coppe, deve fare un suo percorso, deve fare fante, cavaliere e poi mettersi alla pari con il re di coppe, quindi sono tre passi che deve fare in avanti, e questo probabilmente è innamorato, ma si passi in avanti non riesce a farli. Vediamo le difficoltà quali sono. Occasioni perdute, questo si fa sfuggire l'occasione, mamma mia, infatti 4 di coppe e farsi sfuggire un'occasione.
perché voi volete un rapporto solido, un contratto vantaggioso, e qua ci vuole un rinnovamento, però la soluzione ci sarà. Vedete, questa persona per il momento è bloccata, per il momento è bloccata, cioè nel senso non dà. Però qua vedete, c'è lui che viene, c'è la carta del matrimonio, quindi qua diciamo la difficoltà è che lui si fa lasciare, si fa sfuggire queste occasioni con voi, pur essendo innamorato, perché voi volete qualcosa di molto vantaggioso, di molto forte, matrimonio, rapporto, contratto, rapporto solido. Lui per quanto è ciao, rinnovamento, c'è sta una sorpresa in arrivo, al momento ancora non lo fa, perché vedete, deve trovare una soluzione, ma qua molto è anche questa carta del figlio. Vedete, lui è come se qui o lui ha veramente dei figli che deve proteggere, che deve comunque salvaguardare, no? Quindi è impegnato per questi figli, scusatemi. Allora, ragazze, scusatemi, uno starnuto in diretta, proprio me lo volevo evitare. Allora, stamattina tutto sto sole, non lo so, mi ha scatenato un po' di allergia. Allora, quindi vi dicevo, qua vedete, voi siete in attesa, siete innamorate, qua c'è proprio il mondo, la realizzazione. Qua la stessa dice sì, la nostra storia, lui dice, è unica, però questa persona deve trovare la soluzione, vedete, a questo problematico di questo figlio. Adesso questo figlio o questi figli potrebbero essere o veramente dei figli che lui deve proteggere, quindi deve crescersi questi figli, magari figli di un precedente rapporto, e quindi non ha l'energia e né la voglia né la possibilità di allora, quindi si fa sfuggire questa occasione, pur essendo un'occasione di un amore unico. Oppure questa persona ha dei traumi infantili della sua infanzia, qualche trauma di qualche suo rapporto antecedente al vostro che lo ha fatto soffrire, quindi lui vuole proteggere il bambino interiore che ha in sé, ha paura di soffrire. Quindi ci mette tempo per potersi tuffare, infatti vive un amore un po' adolescenziale, no? Così lo fantastica, come un adolescente. Sì, ti penso, ti voglio, ti chiamo, voglio tornare da te, ma non conquaglia, nel senso non vi dà questo rapporto solido, no? Che voi cercate. Voi d'altro canto siete innamoratissima qua, ma siete una donna. Rispetto a lui che viene come adolescente, cioè sentimentalmente voi siete matura, regina di coppe, una donna accogliente, potete dare tutto di più, siete pronta a tutto per questa storia. Invece lui no. Si fa sfuggire questa occasione. Vedete, due carte. Abbiamo la carta del trifoglio capovolta, che insomma, nelle sibille ci parla di farsi sfuggire un'occasione, e abbiamo il 4 di coppe che nei tarocchi ci parla di farsi sfuggire un'occasione. Quindi lui, nonostante innamorato, si fa sfuggire questa occasione perché ha delle difficoltà, degli imprevisti dovuti o alla sua natura paura, o a una famiglia antecedente. Può darsi che è impegnato, c'ha dei figli, oppure può darsi che è separato, ma c'ha dei figli, quindi ha poco tempo. Insomma, qui si tratta di una problematica legata a lui. Quindi questo è il messaggio del giorno. Quindi questa è la ragione per cui questa situazione non esplode come voi volete. Però se chiediamo, questa persona è innamorata di voi? Sì. Se questa persona considera la vostra storia unica? Sì. Se questa persona vuole con voi una realizzazione? Sì. Se questa persona prima o poi ve la darà? Assolutamente sì. Qua abbiamo un diavolo, questo non riesce a stare lontano da voi. Quindi qua qualcosa la farà, perché la vostra storia è unica e gli angeli dicono sì, ha senso totale. Quindi ragazze, questo era il messaggio del giorno per voi. Come sempre che vi dico, vi aspetto nei commenti, sono curiosissima di sapere se c'è un riscontro. E io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi do appuntamento a domani, mi raccomando non mancate. Un bacione enorme dalla vostra Zaira, ciao a tutti!